Ma credo che nel merito sia stato affrontato il tema in maniera, come dire, molto esauriente. Credo che cogliamo positivamente i correttivi proposti dalla minoranza e accolti. Permane però un giudizio di merito altamente negativo. Prima di dire le cose che più non mi convincono, vorrei precisare però una questione. Capisco che le difficoltà che avete nella gestione del bilancio della sanità e le difficoltà di gestione della vendita da parte di ARPE vi consentano, come dire, di indurre le persone a credere che il problema sia stata la cartolarizzazione. Io suggerisco invece di andare a vedere i bilanci degli ultimi 15, 10, 5 anni. Il problema delle aziende è che le amministrazioni, tutte, non dico che è solo colpa del centrodestra, ma mi spiace perché quando è anche colpa vostra, dite che è solo colpa nostra, hanno accumulato, ad esempio nell'Arte di Genova, quasi 30 milioni di euro di affitti non pagati, in buona parte, circa 20 milioni per gli incolpevoli, cioè quelli che non hanno reddito. Ma Dio, abbiamo deciso di dare un tetto e non pensiamo possa essere diverso. E gli altri sono invece risorse non recuperate, non recuperabili, evasioni, occupazione con costi di arte, perché anche occupazioni abusive che utilizzano l'energia elettrica, l'acqua, eccetera, eccetera. Il buco delle aziende, non solo liquidi, è dato da questo tema, che è un tema di welfare, un tema di sicurezza sociale. Non è un tema della cartolarizzazione. Mi spiace che Scajola e qualche collega della maggioranza, come dire, usino questo tema sapendo di mentire o non avendo letto i bilanci. E io mi chiedo però quando è che affrontiamo un difficilissimo problema, ma guardate che è il problema vero. Si stima che il bisogno regionale di case per chi non ce l'ha sia di 8.000 abitazioni. Due dati ovviamente si sovrappongono. Abbiamo 5.000 sfrattati ogni anno e le liste di attesa sul comune di Genova complessivamente arrivano a quasi 4.500 persone o famiglie. Perché vi siete dannati tanto a dire che c'è una riforma, ma nessuno ha posto, come dire, in essere una discussione. Se non quella che vendendo qualche alloggio, magari di pregio, possiamo ristrutturare qualche appartamento, come consentire in questo territorio a migliaia e migliaia di famiglie e cittadini di avere un tetto. E non c'è stata un'azione, un cenno, sono state date delle risorse nell'ultimo bilancio, è vero, per risistemare gli alloggi che quando sono lasciati dagli inquilini, ahimè, per cattiva educazione sono fatiscenti e da ristrutturare. Ma non c'è una manovra economica, non c'è una politica, non c'è un mutuo. Perché io continuo a dire che la politica del centro-destra non va valutata sulla capacità della comunicazione del palinsesto televisivo della regione, ma va valutata sui numeri che vengono messi a bilancio e poi spesi. E c'è poco o niente sui mutui. C'è molto altro, non voglio ricordare la Regia di Piazza dei Ferrari, che abbiamo sistemato tutti i palazzi e tutto il sistema dell'edilizia pubblica. Ci sono due questioni che penso sia necessario rimarcare nella dichiarazione negativa del voto. La prima è che permangono pesanti tracce di rischi di incostituzionalità della legge. E noi sappiamo che la propaganda, soprattutto alla vigilia dell'11 giugno, soprattutto della Lega che porta avanti con pervicacia la sua azione di tutela e difesa dell'italianità, determina, come dire, il fatto che non vi interessa se la legge è costituzionale, vi interessa poter sbandierare, come dire, la difesa del paese contro una fatidica invasione che ahimè anche stavolta i numeri mi tradiscono. Un Roma ha portato le percentuali di immigrati presenti e affidatari di alloggi, è evidente che
una percentuale minima. I regolamenti dei comuni potrebbero evitare la concentrazione forse di alcune difficoltà. Se posso ancora un minuto, non sono mai intervenuto, Presidente, chiedo scusa ai colleghi. C'è un'altra cosa che ci lascia estremamente perplessi. Ogni due anni si fa un bando, il 50% è quello degli incapienti. Peccato che nel Monte Inquilini sia al 60%, ma si dice non c'è solo la povertà economica, se vogliamo sviamo il processo dell'ISEE e facciamo altre 8 categorie. Incrocio le dita, perché ogni volta che si creano le categorie si scopre, finita la legge, che c'è qualche categoria che non si sa dove infilarla. Ma soprattutto vi richiamo al fatto che queste aziende faranno altri 8 bandi, perché sarà difficile, come dire, non operare perché io mi ha dato un psichiatrico, io. Allora, dentro a questa logica, non è stato detto forse abbastanza oggi, questa legge renderà ancora più complicata e soprattutto più costosa l'attività di pubblicazione dei bandi, perché le persone che rimangono in lista di attesa, che dovranno capire a quale categoria appartenere, che ci dovranno chiedere, ci chiederanno ma se appartengono a 3 categorie, perché io esistono situazioni familiari numerose e molto complicate, se potranno partecipare a tutte e 3 o se dovranno scegliere qual è la categoria a loro più compacente, o su gara o su caratteristiche personali. Ecco, io penso che pur di dire che facevate qualcosa contro qualcuno, avete messo mano, senza dare la risposta a chi è senza casa, perché gli 8.000 alloggi rimarranno 8.000, i 4.500 in lista di attesa rimarranno in lista di attesa, ma pur di dire che facevate qualcosa, avete fatto una cosa che poi alla fine si dimostrerà incostituzionale, sbagliata e molto più complicata da gestire. Grazie.